amici, benvenuti in questo nuovo unboxing. Ormai nei supermercati sono settimane, per non dire mesi, che ho visto pandori e panettoni. L'inverno sta arrivando e anche il Natale. E se magari voi non siete persone come me che aspettano sempre l'ultimo secondo per fare i regali di Natale e non sanno mai che cosa prendere, magari questa potrebbe essere un'ottima idea regalo. È la Jewel Candle, una profumatissima candela che in mezzo alla cera nasconde una sorpresa d'argento. E questa in particolare è pucciosissima, un po' perché è completamente rosa, lo sapete che io per il rosa impazzisco, e un po' perché c'è un unicorno davanti e si sa che gli unicorni sono le creature più pucce che esistano nell'universo. E io? E te al secondo posto dopo gli unicorni. Mi dispiace, ma gli unicorni sono rosa e tu no, quindi hanno la precedenza. Qui sembra di essere dentro un negozio di caramelle. La candela è ancora chiusa perché si può stappare, fai vedere, si tappa la candela. Senti che buon profumo che ha, riuscirebbe a togliere persino la puzza del nostro gatto Norvi. Però purtroppo di unicorni non ce ne sono tanti in circolazione perché sono una specie protetta dal WWF, quindi questa è un'edizione super limitata. Se ne volete una anche voi, vi lascio il link in descrizione, vi lascio anche uno sconto del 15%, ovvero Eternal 15. Nelle candele potete scegliere che cosa trovare: orecchini, braccialetti, collane, charms, anelli, tutto di argento senza nickel se avete paura di qualche allergia. Se avete fortuna potete trovare persino un gioiello dal valore di 250 euro. In questa versione speciale però ci sono soltanto gli anelli, perché gli unicorni indossano soltanto anelli sugli zoccoli perché vogliono essere sempre eleganti per le loro parate di unicorni. Sono curiosissima di vedere che cosa ho trovato, perché i gioielli sono sempre una grandissima sorpresa. Quindi adesso prenderemo l'accendino e daremo fuoco a tutto, ma non al fiocco, neanche all'unicorno. E per accenderla naturalmente utilizzeremo i fiammiferi Eternal Love. Yeah, che carini, persino i fiammiferi sono uno rosa, uno blu in questa casa. Adesso il lavoro sporco lo faccio fare a El perché ho paura di bruciarmi. Un fiammifero si è appena rotto. Mi ho perso la testa. L'abbiamo sempre saputo tutti che hai qualche rotella fuori posto. Ora si rompe anche il rosa. No, il rosa funziona. E così brucia, Birch. Non è una Birch, è una candela rosa col fiammifero rosa, tutto col fiocco rosa, e non vuole prendere fuoco. La candela non ha preso fuoco. E io sì! Città di Elle. Non fatelo da soli, non chiamate me soprattutto. È uno spaghetto, è un bucatino, ma sta funzionando. Non l'avevamo detto. È accesa. Se siete dei non fumatori avrete grossi problemi con i fiammiferi e gli accendini, perché ne sarete sprovvisti. Di candela accesa, la sorpresa non è ancora stata rivelata. Questo perché le candele Jewel Candle hanno un'autonomia davvero altissima e dunque dovremmo trovare dei metodi drastici, perché noi ci teniamo a mostrarvi che cosa contiene questa candela al suo interno. Dunque soffiamo sulla candela, esprimete un desiderio nei commenti, mi raccomando. Yeah! Incredibile! Ora Fumicheremo probabilmente durante la registrazione, però adesso andiamo con i metodi drastici, cioè sul cucchiaione. Ok, quindi attento, non disfasciare tutto. Proviamo, guardate che bella acqueta. Chi vuole un sorso? Norvi! Non è acqua, cera bollente. Assaggia, aspetta. Ci vorrà da scavare un pochettino, altro che i nani nelle miniere di Moria. Ci sto a provare, in realtà fuori è fredda, quindi male. Non vi preoccupate. Naturalmente la cera è calda, quindi non è un gioco, è una candela. Chiunque sa come si dovrebbe armeggiare una candela, tranne noi, che già ho avuto problemi ad aprirla, ad accenderla. Non pare un disastro che qui stai disfasciando lo stoppino. Già. Forse è un po' grosso sto cucchiaio, Sì, ma manco sono arrivato ancora l'anello io. Ok, guarda. L'ho preso. Lo vedo. Ci siamo, eccolo lì, è lì fuori. E io adesso lo prendo. Sei sicuro di volerlo fare a mano nuda? A mano nuda, certo. Sei sicuro? L'ho spogliata prima, di solito ci metto sempre un bikini. Sto cercando di prendere, è ancora mezzo incastrato nella... Sì, l'hai preso, bravissimo. Nella lava. Naturalmente, appunto, voi non fate quello che ho fatto io. Cerchiamo di rimetterla dentro, oh, così mamma, che non sia così rovinata. Vai a mano, perché io resisto a tutto, guarda. Terribile, hai fatto un macello. Cioè, ci basterà ore a ripulire sto schifo. Ok, mettiamo lo stoppino in alto. E guardate se non è come nuova. Voi l'avete vista 30 secondi fa, era uguale, no, vero? Non proprio. Comunque non vi preoccupate, la riaccendiamo tra poco. E una volta che la cera si sarà fusa, ritornerà lì
liscia come prima. Esatto. O almeno questo è quello che tutti speriamo. Questo è quello che ha scritto Einstein sulla propria tomba per insegnare ai posteri a non usare le candele se non si è capace a farlo. Adesso è dove a lavarsi le mani. Però viene da assaggiarlo, no, perché ha un buon profumo. No, non assaggiatelo. No, ma dicono che sia buono. Ok, quindi questo qua è il momento giusto. Non mi unge l'anello, che guarda, mi incavolo se no. Per cercare di aprire codesto anello. Quindi spostiamo leggermente sta roba. Aspetta, togliamoci ancora un pochino di cose e vediamo che cosa abbiamo trovato. Sempre se sarò in grado almeno di aprire della carta stagnola. Non, okay? Vi preoccupate che il calore non può danneggiare i gioielli perché sono ben sigillati, come potete vedere, anche troppo sigillati. Ottimo, ci siamo. Ok, vediamo se riesco a acchiapparlo. Probabilmente sarà unto e bisunto, infatti è untissimo, è rosa. Dovrò dargli una lavata, altrimenti non riesco neanche ad aprirlo. Eccolo uscito dall'involucro, guardate quanto è bello. A me piacciono tantissimo gli anelli con una pietra unica. Qui abbiamo addirittura le pietruzzine piccoline incastonate ai lati. Mi piace veramente tanto. Vediamo se è della mia misura. Direi proprio di sì, è perfetto. Adesso finalmente si possono scegliere taglie S, M, L. Questa è una M, direi che per le mie dita è perfetta, mentre per le dita di L, vediamo a Ludoventa, fai vedere la manina, fai vedere per le mani un po' più grosse della mia, ecco, direi che a te sta qui all'inizio. Sono belle, mio, no, è mio, dai, dammela, è mio. Abbiamo un piccolo problema. Non ti preoccupare, c'è un sacco di cera accanto a noi per ammorbidirla. Sì, una cera, questo anello adesso sembra una caramella, cioè se lo dai da annusare una persona a occhi chiusi dice buono, fammelo assaggiare. No, non assaggiatelo. No, sono veramente contenta, mi piace tantissimo. Mi sono sempre piaciuti gli anelli con una pietra solitaria come questa. Un giorno sicuramente El me ne regalerà una con un significato particolare, vero? Un pacco di carte da solitario, no, subito. Domani vado dal tabacchino più vicino e le prendo, se ci tieni tanto. Ma non è esattamente quello che ho detto. Guarda, mi sono anche vista l'anello, l'anulare sinistro, quindi qualcosa ti sto dicendo. E io l'ho messo all'indice sinistro. Vabbè, facciamo a gara su quante dita riusciamo a infilarci dentro, non lo so. Quando non vogliono capire, non vogliono capire. Comunque, a me l'anello piace un sacco, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se anche voi provate la Jewel Candle, poi scrivetemi su Facebook o su Instagram che cosa avete trovato, perché sono curiosa di farmi gli affari vostri. Grazie a tutti per stare in questo unboxing, scrivete a El che cosa intendevo dire con questa sottilissima allusione. Ti prendo il pacco di carte, vado, non vado. È quello che stavo cercando di dire, mamma mia, gli uomini non vogliono capire niente. Grazie a tutti e alla prossima con chi ha delle talala. E anche questo essere qui che è denominato anche cena fredda dagli amici. Gnaaa!